è un'azienda che ha sede a Desenzano del Garda, è stata fondata dalla signora Marina che ancora oggi disegna i gioielli, produce queste meraviglie che poi si indossano e ha in un certo senso passato anche il testimone alla figlia che è recentemente entrata a far parte del team. Allora partiamo da lei, fondatrice dell'azienda, come nasce? Nasce da zero, è una passione perché io ho una laurea, potevo fare altro, quindi nasce proprio per passione. È un gioiello fatto con amore, che parla d'amore, è una cosa che nasce dal nulla, non lo so nemmeno io come, viene l'idea e si realizza. Da quanti anni state producendo questi gioielli? Dal 1982, abbiamo iniziato già direttamente a fare subito gioielli in argento, e poi intanto dopo a curare anche la qualità del prodotto, la qualità della galvanica, le cotton, che è un rivestimento che lo isola, quindi dura tanto nel tempo perché è importante che un gioiello in vetrina duri e anche indossato. I gioielli, come vedi, sono tutti molto importanti, anche se semplici, essenziali, ma hanno sempre qualcosa di molto ricercato, in modo che una donna anche con un vestito semplice, un tubino, indossando il gioiello, si senta elegante e sia felice di indossarlo. Per quanto riguarda invece la nuova collezione, quindi pensiamo sicuramente all'inverno, ma diamo anche uno sguardo a quella che sarà la bella stagione in ingresso tra pochi mesi e vediamo un corallo indossato e lavorato in maniera molto particolare. Sì, in realtà questa collana potrebbe essere sia invernale che estiva. Il rosso col nero va benissimo per entrambe le stagioni. Oltretutto questo è un pezzo a cui noi teniamo particolarmente e tratta dalla nostra sezione Maracco Art, ovvero pezzi che fondono gioielleria e arte. Questo pezzo per noi è molto artistico, come vedete dalla scalatura, è davvero particolare, sembra quasi sfidare la forza di gravità. È assolutamente insolito vedere come cade il gioiello con apertura finale e spezza appunto il gusto forse giovanile, si vede proprio qui in quanto ci sono linee nette che vengono completamente spezzate e separate da spazi floreali e disegnati.